succedeva a Roma quando studiavamo in conservatorio, i concerti dell'Accademia dell'Armonica, penso che fosse. E c'era una tradizione abbastanza lunga di concerti aperitivo, ed era come posso dire, l'emblema della musica quando era. Termine incontro di costellazioni, era un curioso incontro di costellazioni. Perché l'embrione di tutto questo, o almeno l'embrione della volontà di tutto questo, nasce molto tempo fa. Quando ci siamo parlati A a casa. casa tempo. Poi è successo E sei il cambio di ritornato. atmosfera e quindi ci siamo rimessi a parlare con Federico che cercava uno spazio. Nel frattempo avevo conosciuto Sara che cercava il modo di inserire il museo all'interno di un discorso culturale che non fosse autoreferenziale, ma che allargasse verso la città. E allora niente, abbiamo cominciato a ragionarci sopra ed è molto bello che da questi ragionamenti iniziali che abbiamo cominciato a fare con te, che abbiamo cominciato a fare anche con Lara, che però perderemo per via della nuova struttura, e questo mi dispiace, francamente. Cioè, mi sono contento per la nuova struttura, mi dispiace, non posso dire. Diciamo, da tutta questa strana concertazione è nato sia questo, e chi ci avesse detto che lo facevi tu, perché poi, no? Sì. Tu l'avevi detto che avresti. No, No? sono 3 anni fa, se mi No, avessero fatto vedere infatti. sta lavandina, avrei detto, ma veramente succede. Ed è nato sia la vostra convenzione che poi è nata anche la nostra convenzione, cioè questo inizio del dialogo ha portato a dei frutti che un anno e mezzo fa erano insperati, o comunque non c'era nessun fondamento, No, nessuna fondamenta su cui costruire. erano ancora parole, ma non Ma erano non è che però, concrete, cioè, poi sì, sì. però Erano intenzioni in qualche erano modo che buone intenzioni. rimanevano. Invece vedi che le buone intenzioni stanno diventando fatti concreti. Tu stessa mi dici, di questo io sono felice perché poi è l'obiettivo che ci eravamo dati, che il Museo della Rocca sta crescendo in numeri, sta crescendo in visibilità. Adesso te faccio un minimo di pubblicità perché è corretto che io te la faccia, ma non al museo, anche a te come direttrice del museo, perché tu hai trovato, diciamo, il museo che quanta ambientazione non è che piangesse, era disperato. No, noi siamo ancora sotto quelle che sono le Le potenzialità di potenzialità, questo. però è vero che anche grazie a iniziative come questa, anche grazie all'iniziativa di lettura dei libri per bambini che abbiamo fatto, cioè l'idea è la stessa cosa che stiamo facendo anche di là con il Teatro dell'Unione, l'idea è cercare di normalizzare i luoghi della cultura, no? Il museo, il teatro non sono più soltanto i posti dove tu vai perché vuoi andare al museo a vedere la collezione, ma anche posti dove tu puoi vivere tranquillamente perché devono far parte della collezione.